Buongiorno amici di Italian Fishing TV e di Tubertini. Oggi è una bellissima giornata di sole, anche se invernale, e siamo ad Antibes, in Costa Azzurra. Posto molto bello, anche per quello che c'è attorno, alla pescata, non solo la pesca, insomma ci interessa, per cui Antibes e la Costa Azzurra sono sicuramente un bel posto anche dove fare turismo e dove stare in compagnia di amici. In che spiaggia ci troviamo e com'è la spiaggia di Antibes? La spiaggia di Antibes è una spiaggia a degradazione abbastanza bassa, senza grandi scalini, se non oltre gli 80 metri, e abbiamo sia sabbia che qualche ciotolame. La nostra postazione che abbiamo scelto è una postazione in prossimità di un fiume che è alla nostra sinistra e che quindi si trova anche in favore di corrente rispetto a noi. La corrente va da sinistra verso destra guardando il mare e quindi il fiume, quello che porta fuori, dovrebbe portarlo anche verso di noi. È un piccolo trucchetto, si sa, d'inverno dobbiamo cercare ogni piccolo accorgimento per trovare magari la postazione giusta che ci possa regalare qualche cattura in più, per cui oggi ho provato a mettermi qua perché pensavo che magari col fiume qualcosina in più potesse arrivare. Iniziamo la nostra pescata, anzi a dire la verità abbiamo già fatto un piccolo stop perché arrivando abbiamo visto il sole che sorgeva e non abbiamo resistito, abbiamo voluto fare due lanci, siamo fermati a Cagnes-sur-Mer, purtroppo il posto era quello che riuscivamo a trovare perché dovevamo prendere il cambio di luce e quindi l'aurora, a dopo con la pescata. Siamo sempre nel sottoriva con la Spettrali, abbiamo avuto una piccola mangiata, purtroppo stiamo cercando un pesce un pochino più importante, ma è pieno di pesciolini piccoli che appena ne hanno la possibilità mangiano sul trave. Vedete questi pagellini, è pieno, mangiano anche sul pop-up, mangiano in qualsiasi modo. Quando entrano, soprattutto quelli di questa taglia, non ci lasciano grandi alternative. Oggi siamo in pesca col nuovo gioiello di casa Tubertini per il surf casting, la R18, una tre pezzi di ultimissima generazione che, anzi, consentitemi di dire, è uno step ulteriore rispetto alle canne di ultima generazione. È una canna leggerissima che uscirà con due lunghezze, 4,20 e 4,50, e con una grammatura dichiarata sempre 100-225. Con questa canna possiamo raggiungere veramente i massimi livelli di surf casting. È una canna che ci permette lanci eccezionali con la sua leggerezza, ma è una canna che ci dà col suo vettino anche una grande sensibilità in pesca. Per cui, che dire, non vedevo l'ora di provarla e sono sicuro che piacerà anche a voi, perché questo sarà il nostro nuovo top di gamma ed è sicuramente una canna che vale quello che è il nome dell'azienda Tubertini. A cosa l'abbiamo abbinata oggi? L'abbiamo abbinata a un mulinello Karma con uno 0,16, ovviamente per raggiungere le maggiori distanze. E con questa cercheremo di fare pesci, ovviamente oltre il gradino che abbiamo detto è sugli 80 metri, e speriamo in qualche bel pesce d'Italia che la possa mettere a prova come merita. Sto recuperando la The Line, sono in pesca con un piombo da 100 grammi e un trave doppio con i braccioli molto lunghi, perché come vi ho detto oggi sto prediligendo la lunghezza dei braccioli, è inutile avere travi tripli, tanto abbiamo tantissima minutaglia che non ci permette di pescare molto bene, per cui sto cercando insomma di invogliare un po' i pesci più grandi. L'ho abbinata a un mulinello Honor con uno 0,30 diretto perché non voglio fare grandi distanze e mi basta insomma avere questo tipo di assetto per fare la pesca che voglio. È una canna che ha varie lunghezze, io sto usando la 5 metri, che è una canna che con la sua lunghezza può permetterci di utilizzare anche travi molto lunghi, per cui può essere utilizzata anche in gara quando ho necessità di avere travi molto lunghi. Come vedete, il pesce di oggi sono pagellini che purtroppo a giorno non ci permettono di fare una pescata al pesce d'Italia che stiamo cercando. Però, insomma, questo è quello che ci dà il mare e bisogna sempre accettarlo. Ho scelto un trave un pochino particolare per cercare di invogliare i pesci che magari d'inverno e nelle ore più calde possono essere più svogliati. Abbiamo un mini trave agganciato direttamente allo shock leader e a cui ho agganciato un piombo da 125 grammi.
Questo mini trave, che è disponibile in varie misure all'interno della gamma dei prodotti Tubertini, cosa mi permette di fare? Mi permette di avere un unico bracciolo che nello specifico è fatto molto lungo, di quasi 3 metri, con un fluorocarbon 020. A questo bracciolo ho agganciato un unico amo, ho brillato l'ultima parte del filo, un amo resistente perché ci metterò un'americana intera sperando in qualcosa di interessante, e quindi ovviamente anche l'amo deve seguire quello che è l'idea di pesca, mai più useremo un amo molto leggero se vogliamo cercare qualcosa di più grande. Questo mini trave si può utilizzare anche in altri modi, si può utilizzare per la pesca al serra con un bracciolo lungo mettendo la sarda col pop up a galla, si può anche usare con la linea lunga che è un altro trave particolare. Adesso ci sono anche altri travi che si usano per abbinati alla linea lunga, però questo è un trave che ci permette di fare delle scelte un pochino diverse dal classico trave a tre braccioli con distanze regolari eccetera, per cui è sicuramente un qualcosa che possiamo utilizzare. Inoltre ha un altro vantaggio: essendo molto corto mi può permettere anche un lancio maggiore con un drop minore e quindi sfruttando meglio quella che è la leva della canna. Insomma, il mini trave ha vari utilizzi ed è un qualcosa. Una bella boccata sull'R18. Bella, vediamo. Noi siamo sempre positivi. Solo che con lo sporco nel sottoriva a volte sembra meglio di quello che è il pesce. Eccola! Una bella mormora. Anche a giorno col bracciolo lungo l'abbiamo fregata. Vedete, in queste condizioni questo è quando paga. Oggi c'erano solo pagelli e invece siamo riusciti a prenderla. Non è una mormora gigante, ma è una bella mormora americana e arenicola, proprio perché non volevamo perdere nessuna possibilità. Ecco, adesso la liberiamo. Oggi il mare non è pulitissimo, abbiamo visto che siamo in prossimità di una foce per cui ci sono un po' di alghe e un po' di sporco. Non è una situazione proprio impescabile, ma comunque quello sporco ci può dare fastidio sul trave, magari quando recuperiamo può dare dei fastidi nel riavvolgimento del filo e magari addirittura causare delle rotture. Che soluzione ho adottato? Ho montato uno 0,30 diretto su questo mulinello in modo che non ho nodi di shock leader. Come sapete, sulla beach, anche quando voglio pescare leggero, posso anche fare delle montature diverse, posso avere anche un 16, un 18, un 20 in bobina ed eventualmente abbinarci uno shock leader conico che mi permetta poi di forzare di più il lancio. Io invece in questo caso preferisco usare uno 0,30 diretto, così l'unico nodo che ho è quello dello sgancio rapido a cui poi aggancio il trave, non ho altri nodi che possano fare attrito quando recupero e quindi impigliare delle alghe che possano darmi fastidio in prossimità del cimino. Questa è una soluzione abbastanza comoda e per me abbastanza utile quando proprio non sono in situazione di impossibilità di pesca. Due parole su travi, terminali e quelli che preferisco utilizzare io. Sulla Canada Beach Ledgering e la Spettralia stiamo usando fili ovviamente molto fini, nello specifico 0,14 Carbon White, che è un fluorocarbon ottimo sia per qualità che per resistenza. E io che nodi faccio? Stiamo usando un amo all'occhiello, gli S620R, e quindi io di solito faccio un Palomar, che è un nodo comunissimo che potete trovare in qualsiasi tutorial su internet. Poi faccio sempre una brillatura che eseguo facendo poi un 8 e la chiudo. Così si chiude la brillatura e poi si taglia la bavetta avanzata. Così abbiamo un amo brillato. È un amo abbastanza grande per la pesca da beach ledgering, però come vi ho detto stiamo cercando di evitare i pagellini, che purtroppo sono infestanti oggi a giorno, non ci stanno facendo prendere altri pesci che quelli. Vediamo come leghiamo i braccioli sui terminali. Io uso sempre per la girella il clinch. Ce ne sono tantissimi di nodi che si possono fare, ma il clinch ha il vantaggio di essere velocissimo nell'esecuzione e comunque ha un'ottima tenuta. Si fa passare il bracciolo dentro la girella e poi si fanno
un 6, 7 giri, quanti ne volete, e poi si fa passare dentro l'asola, bavetta e si tira. Bagnando è meglio, ma si può anche non bagnare con fili così fini. Per cui questo è un nodo velocissimo che mi permette di cambiare il bracciolo anche in gara con grande velocità senza perdere tempo. Questi non ci lasciano pescare. Ci abbiamo provato, e però a parte una bella mormora che probabilmente è riuscita ad arrivare prima dei milioni di pagelli che ci sono in questo mare, per il resto non siamo riusciti a prendere il pesce d'Italia che ci aspettavamo. Arriveranno ovviamente, per cui adesso dobbiamo aspettare la sera, sono le 4, fra un'oretta e mezza inizieranno sicuramente a mangiare le mormore, magari anche qualche altro pesce, però finiremo la pescata così. E come vedete, insomma, di certezze non ce ne sono, uno può provare, anche questo è il bello della pesca, perché comunque ci mette alla prova, ci fa andare magari oltre i nostri limiti, ci fa pensare, ci aiuta a cercare di leggere situazioni che non ci possono piacere o che dobbiamo superare. Per cui niente, questo è il messaggio un po' di questa prima parte di pescata, e speriamo che la seconda parte sia più redditizia. A dopo.
SR18. Siamo sulla lunga distanza e sentiamo benissimo il pesce che dà le testate. Morbidità, leggerezza, canna spettacolare. Magari ci regala una bella coppiola di mormore. Siamo nella piena frenesia delle catture. Qua stiamo pescando con un bracciolo, con un trave a due braccioli, uno un po' pappato, un po' più corto, e uno a fondo, l'amo pescatore, con 1,20 m, 0,20 m, perché tanto è inutile essere troppo fini a buio, anzi rischi che ti scappi un bel pesce. Ci siamo nel sottoriva, combatte, onda, facciamola accompagnare con l'onda, non vuol venire, è arrabbiata, eccola lì, eccola lì, una bella coppiola, guardate che bella mormora, guardate, grande! Bella mormora sulla distanza con la canna con cui volevo prenderla, per cui l'abbiamo provata e ottime sensazioni. Sono i pesci che quando entrano si sa, ci regalano emozioni e si prendono in continuazione. Quei pagellotti, anche i pagelli col buio sono cresciuti di taglia, almeno fanno divertire un po' di più. Adesso li liberiamo. Vai Vince, come va? Vediamo se abbiamo, siamo nel periodo di frenesia, abbiamo prese con tutte le canne. Eccola, eccola, buona. Bene, abbiamo una mormora. Bella, dai. Carina. Sono arrivate tutte adesso. Carina. E la liberiamo subito. La liberiamo, la slamiamo e la liberiamo. È arrivato il momento del buio ed è arrivata la frenesia. Le catture si sono susseguite su varie canne a varie distanze, abbiamo preso 4-5 mormore di taglia contemporaneamente, per cui insomma abbiamo iniziato a divertirci. In 20 minuti ogni canna recuperata aveva una mormora di taglia. Ecco, una cosa importante, uno quando inizia soprattutto a pescare si fa mille dubbi, ma come l'hai presa, bracciolo corto, bracciolo lungo, fine? Allora, queste sono finezze che ovviamente sono importanti, ma in momenti come questo, quando c'è la frenesia, l'importante è essere sul pesce. Il pesce non si fa grandi problemi. Abbiamo preso 2 mormore col pop-up e 3 senza pop-up. Ne abbiamo prese col bracciolo lungo, col bracciolo corto. Perché? Perché eravamo sui pesci. Quando c'è questa frenesia, il pesce mangia ed è inutile farsi troppi problemi sulla finezza del bracciolo, che è importante essere dove c'è il pesce. Viceversa, in altre situazioni ci aiuta fare più, fare dei trucchetti, cambiare o prendere degli accorgimenti. Come per esempio oggi a giorno col bracciolo lungo ci ha permesso di fare una cattura. Niente, questo era giusto per dirvi. Adesso facciamo gli ultimi lanci, vediamo di completare gli ultimi pesci e poi andiamo a casa. Questo è l'ultimo recupero di questa giornata. Penso che abbiamo ancora un pesce perché sono stati 2 ore di buio che non sono finite più a livello di catture. E niente, che dire, spettacolo. Tanta sofferenza a giorno e poi a buio la Costa Azzurra non ci ha tradito. Sono spiagge che solitamente regalano tante catture, queste qua della Costa Azzurra. Anzi, se devo dire, oggi a giorno abbiamo fatto meno di quello che mi aspettavo. Però la pesca non è uno sport dove esistono certezze. E comunque l'importante è divertirsi, stare al caldo o al freddo. Stare in compagnia, mangiare, bere, passare delle belle giornate, rilassarsi, sempre a contatto con la natura, perché alla fine la pesca è sempre a contatto con la natura, e poi recuperare anche questi pesci come quello che stiamo recuperando adesso. Che combatte, eh? Non vuol venire. Eccolo.
l'ultima mormora. L'ultima mormora della giornata. Sono mormore francesi, le vedete, si riconoscono da quelle italiane. Bene, rompiamo il bracciolo. Perdonatemi i denti, ma stiamo mettendo via tutto e la salutiamo. Au revoir, mormora. Ciao, la Marbre. Marbre, anzi. Vai! Abbiamo appena fatto l'ultimo recupero, l'ultima mormora con la nostra R18. Ancora due parole su questo attrezzo che abbiamo messo a dura prova oggi. Che dire? Niente, ho detto la parte tecnica, forse non vi ho detto che l'anellatura è Fuji, per cui abbiamo il top di gamma di Fuji come anelli, abbiamo l'innesti col carbonio rinforzato e la canna ha confermato tutta la sua leggerezza. Canna con cui si possono fare grandi distanze e con cui non ci si stanca nel recupero. Che dire, è stata una gran giornata, adesso ripassiamo il prototipo in casa Tubertini e noi l'abbiamo provato e cerchiamo di usarlo il più possibile le prossime volte. Entrerà sicuramente nella mia scuderia canne, questo da dire. Sì, l'aspettiamo sul mercato. Siamo arrivati alla fine di questa serata, come al solito ci raffreddiamo, ci scaldiamo durante il giorno e ci raffreddiamo. Raffreddiamo la sera. Com'è andata, dai? Ci siamo divertiti, dai. Durante il giorno abbiamo un po' penato. Però la sera ci siamo rifatti. Con tutta questa robetta piccolina. Sì, avremmo fatto 1200 pagelli manco fossimo in Sicilia. La sera però mi hai massacrato. Grande, grande. Mormore tutte ne abbiamo prese. Però le mormore sono uscite. Ovviamente cercavamo anche qualche cos'altro, ma la pesca non è perfetta. A un certo punto la canna a 4 metri, ci siamo guardati in faccia. Ci abbiamo provato, avevamo una canna con un'esca pesante che è partita dal picchetto, ma non abbiamo preso niente. Ovviamente speravamo in un'orata o in una spigola, ma come dicevamo la pesca non è perfetta. Però ci siamo divertiti, abbiamo preso il pesce. Quello. Bella serata. Grande. Ciao Vince. Alla prossima ragazzi. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Un saluto agli amici di Italian Fishing TV. E a Tubertini. E a Tubertini ovviamente. Ciao.